Io non mi occupo dell'altrove. Dunque, che questo romanzo abbia inizio. In fondo, è solo un trucco. Le parole del cinema, sì. L'ultimo corto del regista Walter Nanni, realizzato con gli studenti dell'Istituto Superiore Statale Algeri Marino di Casoli. Dopo il video che Walter Nanni aveva realizzato alcuni anni fa e che fece impazzire letteralmente giovanotti, il regista ci riprova e lo fa con un coinvolgente originale corto realizzato sempre con gli studenti dell'Istituto Superiore Algeri Marino di Casoli, coordinato dalla dirigente scolastica Costanza Cavaliere. Beh, a Casoli c'è una scuola che funziona, un'istituzione che è anche un punto di riferimento in quella comunità. Abbiamo fatto un corso di cinema ai ragazzi e nel corso di questo laboratorio ci siamo inventati un nuovo video, un modo per insegnare un po' di cinema ai ragazzi e nello stesso tempo trattare argomenti importanti come il bullismo, la legalità, l'amore, la libertà, l'importanza della cultura. Poi questo filmato lo abbiamo suddiviso in pezzi da 15 secondi, 30 secondi, un minuto, affinché i ragazzi potessero postare su Instagram pezzettini di questo videoclip. Signor Overstreet, l'avverto, si sieda immediatamente! Seduti, ho detto! A sedere! Dico a tutti! Voglio che vi sediate! Tutti a sedere, capito? Lei se ne vada, Keating! La particolarità è che abbiamo utilizzato monologhi di grandi film, abbiamo ricostruito sopra le scene, ma vale la pena vederlo più che parlarne, lo potete trovare su Facebook, su YouTube, Le parole del cinema, ragazzi meravigliosi, questi dell'Algeri Marino di Casoli. È la nostra luce, non la nostra oscurità, che più ci spaventa. Agire da piccolo uomo non aiuta il mondo, non c'è nulla di illuminante nel rinchiudersi in se stessi, così che le persone intorno a noi si sentiranno insicure. Noi siamo nati per rendere manifesta la gloria che c'è dentro di noi. È anche una risposta, in qualche modo, alle tante critiche che sono arrivate alla nuova generazione dopo i fatti di Ancona, dopo la tragedia in discoteca. In qualche modo i ragazzi rispondono alle critiche facendo una cosa bella e con contenuto e soprattutto con un impegno e una serietà incredibile. Forse la verità è che davvero non sono normale. Forse se sapessimo quello che pensano gli altri, capiremmo che nessuno è normale e che tutti meritiamo una standing ovation almeno una volta nella vita. Dopotutto, domani è un altro giorno.